Stamane tre arresti per droga. L'operazione portata avanti dai carabinieri della Guardia di Finanza e dal nucleo elicotteri di Elmas si è svolta tra le città di Cagliari, Sant'Antioco e Carbonia. Sidera Lois sia responsabile e cambia atteggiamento. È la presa di posizione del consigliere regionale Fabio Sai, il quale ha richiamato l'azienda alle proprie responsabilità, stigmatizzando la sua volontà di voler aprire una procedura di cassa integrazione per le maestranze attualmente occupate. Carbonia, capitale della cultura italiana 2021. Nel TC la sindaca Paola Massida spiega le ragioni della candidatura della città mineraria a questo prestigioso traguardo. Il Carbonia Calcio pareggia con l'Ossese. Nonostante il pareggio, la squadra mineraria mantiene inalterato il primo posto in classifica a un punto di distanza dalla diretta inseguitrice del Castianas. Buon lunedì 20 gennaio a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte con la cronaca. Tre persone sono state arrestate questa mattina e collocate ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Carbonia per il reato di spaccio tra le città di Cagliari, Carbonia e Sant'Antioco. All'operazione, scattata all'alba, hanno preso parte le unità cinofile della compagnia di Cagliari e della Guardia di Finanza e il nucleo elicotteri di Elmas. Diverse le perquisizioni in corso nelle abitazioni degli arrestati, tutti collocati domiciliari, ma anche all'interno di note attività commerciali di Cagliari. Gli individui posti a restrizioni hanno dato vita a una vera e propria compagine criminale dedita all'approvvigionamento e al traffico di sostanze stupefacenti tra Cagliari, Carbonia e Sant'Antioco. Durante l'operazione, conseguente alle indagini avviate dai militari da almeno la fine del 2018 e dal nome Hot Dog in riferimento ad un'attività commerciale dove si svolgeva il traffico, sono stati sequestrati 150.000 euro in contanti e almeno 200 grammi di sostanza stupefacente fra cocaina e marijuana. E adesso cambiamo argomento e parliamo di politica. È durissima la presa di posizione del consigliere regionale Fabio Sai contro la multinazionale Sidera Lois per la decisione di quest'ultima di voler aprire la procedura di cassa integrazione per le maestranze attualmente occupate dentro lo stabilimento. Vediamo. La Sidera Lois dia segnali di concretezza e di responsabilità. Inizia in questo modo il lungo comunicato divulgato ieri dal consigliere regionale Fabio Sai in merito all'avvertenza ex Alcoa Sidera Lois di Porto Vesme. Secondo l'esponente politico, la multinazionale svizzera si starebbe dimostrando non all'altezza delle sfide che l'attendono e tenterebbe, con la richiesta di apertura di una procedura di cassa integrazione per parte delle maestranze attualmente occupate, di strumentalizzare i lavoratori per ottenere un cospicuo sconto della cifra richiesta da Enel per la fideiussione considerata indispensabile per arrivare a qualsiasi accordo sul prezzo agevolato dell'energia. Una richiesta ritenuta sproporzionata anche dallo stesso Usai, che però ha posto l'accento sulla scarsa strutturazione economica dell'azienda e la sua indisponibilità a investire adeguate risorse economiche proprie nel progetto di rilancio produttivo della fabbrica. Uno stabilimento, ha ricordato il consigliere regionale, acquisito dalla multinazionale a costo zero e anzi con una considerevole dote economica, in parte a fondo perduto e in altra parte tramite un prestito agevolato. È necessario, ha affermato l'esponente della maggioranza che guida la regione, che la Sidera Lois metta del proprio, ovvero investa risorse e dimostri di voler credere seriamente nel rilancio produttivo della fabbrica. Ogni ipotesi di apertura della cassa integrazione in questo momento è da rimandare al mittente. I lavoratori, ovvero l'anello debole della catena, coloro che negli anni hanno sofferto più di tutti gli effetti della chiusura degli impianti e quindi della perdita del proprio posto di lavoro, senza mai però arrendersi, non meritano questo trattamento. Ma soprattutto, ha ribadito Usai, l'azienda deve dimostrare di essere tale, esprimendo un management all'altezza della situazione e delle sfide produttive che l'attendono. Se già oggi essa dimostra di non avere adeguate risorse economiche e capacità di investire, come potrà in futuro fare fronte agli importanti costi di esercizio di uno smelter di questo tipo e a ogni eventuale imprevisto che potrà presentarsi in maniera inaspettata?
La denuncia del consigliere regionale è stata inoltre immediatamente sostenuta e avvalata anche dai suoi colleghi di partito, ovvero i consiglieri regionali Giovanni Satta e Stefano Schirru, il presidente della commissione industria Piero Maieli e addirittura dall'assessore regionale agli enti locali e all'urbanistica Quirico Sanna, il quale ha affermato che per la multinazionale svizzera non ci sono più alibi e che quindi è arrivata l'ora dei fatti concreti. Prese di posizione che dimostrano l'elevata attenzione della maggioranza che guida la regione su un'avvertenza ancora oggi irrisolta e problematica. Fabio Usai ha poi concluso la sua nota auspicando che già dal prossimo vertice ministeriale del prossimo 23 gennaio si possano trovare soluzioni per scongiurare la collocazione delle maestranze in cassa integrazione, per addivenire a un accordo definitivo tra azienda e Enel e contestualmente per riconoscere un ammortizzatore sociale congruo per i lavoratori che ancora attendono di essere ricollocati nella propria fabbrica. Chiudiamo la prima parte con una promettente notizia per la città di Carbonia. L'amministrazione comunale della città mineraria ha avanzato la candidatura per il titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2021. A spiegare le ragioni di questa ambiziosa prospettiva in questo servizio è la sindaca Paola Massida. Vediamo. La città di Carbonia ha presentato la propria candidatura per partecipare al concorso della città capitale della cultura 2021, un titolo importante al quale concorrono 44 città in tutta Italia, un'ambizione forte, un obiettivo che la sua giunta, sindaca Paola Massida, si è appunto, come dire, posta come obiettivo per la città di Carbonia in vista dell'anno prossimo. Sì, è un grande obiettivo che mi piace, parta dal basso, cioè da una proposta di un cittadino carboniense e che noi abbiamo accolto con entusiasmo. Avevamo già avuto l'idea di candidarci a Capitale Italiana della Cultura per gli 80 anni di Carbonia, siamo stati presi dai festeggiamenti. È un obiettivo ambizioso ma assolutamente praticabile, perché Carbonia e il suo territorio sono un bacino inestimabile di valori culturali, storici, ambientali, paesaggistici che questa amministrazione ha cercato di valorizzare con azioni materiali volte innanzitutto alla conoscenza di questo patrimonio da parte dei propri cittadini e poi per esportarli anche fuori dal nostro territorio. Dove cultura, Carbonia è città della cultura anche perché nell'accezione più ampia, intesa di nell'ottica dello stesso bando, di una leva su cui puntare per promuovere il benessere sociale generale della propria comunità. E a noi a questo puntiamo. Quindi una Carbonia ha le carte in regola per partecipare a questo concorso? Carbonia ha assolutamente le carte in regola, ha un patrimonio culturale unico nel panorama italiano, è la più giovane città di fondazione che si insedia in un territorio di antichissimo che riporta le testimonianze del Neolitico con Sukorropu, con la Nuraghe Sirai, col parco del Monte Sirai. Insomma, abbiamo un patrimonio di inestimabile valore che è avvalorato dalla fervida attività culturale del nostro territorio che abbiamo cercato di valorizzare. Penso alla stagione teatrale che è stata avviata 2 giorni fa, in cui abbiamo voluto coinvolgere l'apporto del locale, della cultura, delle associazioni teatrali della nostra città. Penso alla Fabbrica del Cinema, che è stata l'importante sede per portare avanti un progetto di corso sulla sceneggiatura del paesaggio, proprio per tramutare la scrittura di molti nostri cittadini che si dilettano nello scrivere. Carbonia scrive una miniera fenomenale di talenti di questo tipo.
per tramutare la scrittura in scrittura audiovisiva e quindi fare di Carbonia veramente il centro audiovisivo del cinema attraverso il partenariato con Sardegna Film Commission. Quindi facciamo gli auguri e incrociamo le dita. Incrociamo le dita e lavoriamoci tutti. Abbiamo tutte le carte per poter vincere questo concorso e comunque tutta il percorso che ci porta all'elaborazione di questa candidatura entro il 2 marzo è un percorso di partecipazione allargata con tutti i soggetti che sentiremo nel corso di questi 2 mesi. Ben ritrovati in studio, apriamo la seconda parte del notiziario parlandovi ancora di disservizi nella sanità del Sulcis Iglesiente. In questo servizio di Carlo Martinelli, la protesta delle associazioni e dei pazienti. Vediamo. La sanità è un tema sempre al centro delle discussioni politiche e sociali, a farne parlare il continuo e progressivo scadimento della qualità dei servizi sanitari pubblici offerti ai cittadini sardi e le attenzioni della giunta regionale verso le strutture private. La rete sarda Difesa Sanità Pubblica da tempo denuncia i deficit nei servizi con carenze di personale, cessazioni di servizi fondamentali e il totale abbandono della struttura ospedaliera Santa Barbara di Iglesias. Penso che questo non sia assolutamente la strada giusta, soprattutto per le promesse che aveva fatto in campagna elettorale, dicendo che avrebbe potenziato la sanità pubblica. Noi qua nel territorio del Sulcis ci troviamo a chiusure continue, a tagli che sono assolutamente insostenibili per il cittadino. A Iglesias succede che ogni soffitta che crolla chiudono un servizio. È successo così per la chirurgia, è successa la stessa cosa per il laboratorio Analis. Oggi, pur avendo trasferito il laboratorio Analis in altro locale, mancano i reagenti. I cittadini si ritrovano al CUP ad essere rimandati indietro. La farmacia territoriale che ha un ruolo importantissimo per il numero di disabili e malattie oncologiche che abbiamo in questo territorio, ce la ritroviamo aperta una volta alla settimana. Non tutti riescono assolutamente a poter ritirare i loro farmaci per le proprie cure. Io lancio un appello all'assessore della sanità, dottor Mario Nedu. Ad Iglesias hanno chiuso la risonanza, a Carbonia hanno chiuso la risonanza. Dunque dobbiamo spostarci nel Cagliaritano, in zona, a fare le risonanze, congestionando ulteriormente i servizi, perché ormai le liste di attesa oscillano fra gli 8 e i 9 mesi. Io stesso ho prenotato una risonanza a ottobre, la devo fare addirittura il 9 di luglio, perché prima non ho trovato spazio e la mia servirebbe abbastanza urgente, la mia come d'altri. E poi qua continuano a crescere le sclerosi, i tumori, ed è un paradosso perché i servizi vengono chiusi. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia di un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro da parte della giunta regionale in favore della sanità privata, oltre i 60 milioni già stanziati per il Mater Olbia. Una strategia che, secondo l'assessore alla sanità Mario Niedu, dovrebbe ridurre le liste d'attesa nelle strutture pubbliche. Liste d'attesa aumentano repentinamente a causa della chiusura dei servizi, dell'assenza del personale, il fattore pensionamento, ma c'è anche un altro fattore molto importante, che il personale viene mandato e trasferito da un presidio all'altro. Per coprire un presidio ne scopri un altro. Le liste d'attesa aumentano, ma in modo veramente vergognoso, perché c'è chi sta assolutamente rinunciando a curarsi. Il privato è per chi ha le tasche piene, non per chi purtroppo vive di una pensione. Dai banchi della minoranza del Consiglio Comunale di Iglesias si leva alta la protesta e la richiesta del rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale dall'attuale governatore della Sardegna, Christian Solinas.
Il famoso governo regionale di centrodestra con la Lega ha l'interesse solamente di finanziare ancora le strutture private e ci ritroviamo ancora oggi in una città come Iglesias a perdere giorno dopo giorno vari servizi, tra cui l'ultimo laboratorio analisi che ancora una volta da un anno e mezzo continua ad avere sempre le stesse problematiche. Oggi ci ritroviamo una sanità che per quanto riguarda i finanziamenti va ad interessare solamente quella privata e quella pubblica continua a decadere. Abbiamo liste d'attese lunghe mesi, quindi una persona per effettuare dei controlli, per effettuare delle cure deve attendere dei tempi inaccettabili. L'unico che potrebbe intervenire è il governo regionale e l'assessore Gneddu, che dovrebbe veramente darsi una mossa, dovrebbe veramente affrontare la problematica anziché pensare a continuare a finanziare strutture private. È stato eletto perché ha fatto determinate promesse e dunque adesso pretendiamo che queste promesse vengano mantenute. Il prossimo mese di maggio vedrà la presentazione nella città di Firenze di una mostra filatelica sulle tematiche infermieristiche curata dall'OPI del Sulcis Iglesiente. Vediamo i dettagli in questa intervista che abbiamo realizzato con il presidente dell'Ordine, Graziano Lebiu. Per il mese di maggio l'Ordine delle Professioni Infermieristiche del Sulcis Iglesiente ha in programma di presentare nella città di Firenze una mostra filatelica incentrata sulle tematiche infermieristiche. Un'importante collezione di francobolli che arrivano da tutto il mondo. Graziano Lebiu. Sì, è una collezione di francobolli che arriva da tutto il mondo, i pezzi della collezione sono circa 600, rappresentano gli infermieri, quindi il vissuto infermieristico mondiale, l'unica nel suo genere, la presentiamo il 12 di maggio a Firenze perché quest'anno è l'anno dedicato agli infermieri, ci sarà quindi questa grande pubblicità a livello nazionale al Teatro La Pergola di Firenze il 12 maggio. Dei 600 francobolli abbiamo 67 francobolli che sono stati dedicati esclusivamente ad infermieri di tutto il mondo e delle quali unitamente alla mostra illustriamo una breve didascalia della loro vita, della loro opera professionale. È un'iniziativa che parte dal Carbonia e che ben si inserisce anche nella richiesta della città di essere di partecipare e ambire a essere nominata città della cultura. E adesso cambiamo argomento e parliamo di turismo. Con l'avvio dell'anno nuovo prendono il via anche le iniziative organizzate dall'associazione di promozione turistica Life It. Vediamo quali in questa intervista realizzata con il presidente Maxwell Frongia. Con l'inizio del nuovo anno riprendono anche le attività dell'associazione Life It, un'associazione di promozione turistica del territorio. Maxwell Frongia, tu sei il presidente. Quali sono le iniziative in cantiere per questo nuovo anno? Le iniziative in cantiere sono quelle di supporto a tutte le iniziative che arrivano dalla città stessa, quindi la nostra azione sarà un'azione di supporto affinché possiamo mettere in essere quello che è la nostra natura, ovvero sia la rete che si è costituita tra tutti gli operatori cittadini. Ci sono dei progetti che a brevissimo verranno presentati dove si va incontro appunto alla valorizzazione del territorio nella sua più ampia forma di territorio del sud, ovest sardo. Quindi un territorio che necessita indubbiamente di tutte le forze presenti sia nella nostra città che nel territorio per creare una destinazione aggiuntiva a quella che è la destinazione Sardegna. Fare rete con gli operatori economici turistici per sviluppare questo settore che è fondamentale, che in tutto il mondo insomma dà un apporto considerevole al PIL dei paesi dove esso è valorizzato. Assolutamente sì, il turismo si è intravisto come un supporto all'economia esistente, può dare e colmare quel gap che in territori come il nostro si creano nel momento in cui la monocultura viene meno. Quindi il turismo, se viene identificato come un'unione, una congiunzione di tutti gli attori presenti dal mondo agricolo al mondo vitivinicolo, al mondo della pesca, al mondo della valorizzazione dei siti, dove noi oggigiorno abbiamo una grandissima fortuna nella nostra città di avere un sistema museo che congiuntamente al Museo del Carbone stanno creando una fortissima particolarità per il turista che fruisce del nostro territorio. Quindi tutti questi elementi congiuntamente messi
in una condizione di far bene, non possono che far bene a tutti. Ben ritrovati in studio, apriamo la terza parte come di consueto con gli eventi. Lunedì 27 gennaio la città di Carbonia celebrerà la giornata della memoria e la commemorazione delle vittime dell'Olocausto con l'organizzazione di uno spettacolo a cura dell'Associazione Culturale e Teatrale Quinte Emotive che si svolgerà alle ore 11 al Teatro Centrale. L'evento, ha affermato la sindaca Paola Massida, è destinato in particolar modo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città e si prefigge l'obiettivo di ricordare le vittime delle persecuzioni nazifasciste e del genocidio ebraico, sensibilizzando nel contempo i ragazzi verso i valori della libertà, della pace, della giustizia e della integrazione. Mentre venerdì 24 gennaio alle ore 18 presso la Casa del Popolo, sita in via Barbagia 11 a Carbonia, alla presenza dell'autore Francesco Filippi verrà presentato il libro Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. L'evento organizzato dal Circolo Arci La Gabbianella Fortunata, dall'Ampi Carbonia, dal RUAS Rete Unitaria Antifascista Sulcis Iglesiente, dall'Asce e dalla Casa del Popolo di Carbonia in collaborazione con l'Arci Sardegna e il Comitato Arci Sud Sardegna. La presentazione sarà a cura di Marco Corrias. Giovedì 23 gennaio il Teatro Centrale di Carbonia ospiterà lo spettacolo di danza La Cena delle Belve. L'evento, prodotto dal Centro d'Arte Contemporanea Teatro Carcano, prenderà il via alle ore 20:45. Le prenotazioni si potranno effettuare dal giorno 20 e la vendita dei biglietti si articolerà durante la giornata del 20 dalle ore 10:30 alle 12:30 la mattina e dalle 18:30 alle 20:30 la sera presso il botteghino del Teatro Centrale di Carbonia. Chiudiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport. È finito con un pareggio per 2-2 lo scontro al vertice del campionato di eccellenza regionale tra il Carbonia Calcio e l'Ossese. Nonostante il pareggio, il Carbonia Calcio mantiene inalterato il primato in solitaria in classifica in virtù della distanza dal Castiadas che ora gravita al secondo posto a 38 punti a una lunghezza dalla squadra mineraria. Nella prossima giornata di campionato, la 19ª, il Carbonia giocherà fuori casa contro la San Marco a Semini, mentre il Castiadas sarà ospite del Bosa e l'Ossese, terzo in classifica, del Guspini. Il nostro TG è concluso, a seguire andrà Noasa in Curso, il nostro telegiornale in lingua sarda, oggi condotto da Francesca Arrius, mentre stasera alle ore 21 verrà trasmessa la seconda puntata della trasmissione Terzo Millennio, incentrata sulle tematiche di politica, cultura e società. Grazie di averci seguito, appuntamento con il TG per le prossime edizioni.